segue il post partita di Trigoria a Torino con Mister Viola. Mister, lei che l'ha vista da fuori ancora di più di Capitan Cenicola, cosa non è andato questa sera per il verso giusto, al netto del rigore sbagliato, che è un episodio che può succedere? Ah sì, diciamo che di sbagliato o di errori non è che ce ne sono stati. Come già ha detto il capitano, diciamo, ci siamo un po' innervositi alla ricerca, diciamo, di voler fare gol per forza, no? Perché ci tenevamo come ci teniamo in tutte le gare. Però, come si dice, c'è anche un avversario, no? Che comunque ha tenuto il campo, che a livello, diciamo, anche di tempra ha saputo controbattere colpo su colpo. Niente, sono partite, nessuno, noi sapevamo che nessuno ci aveva detto che sarebbe stato facile. E quello è, nel senso che c'è da combattere, c'è da qui alla fine e noi faremo il nostro, sicuro. Non c'è, non abbiamo tutte queste, diciamo, non buttiamo all'aria tutto quello che di buono abbiamo fatto fino adesso per un pareggio che tra virgolette ci può stare, ecco. Assolutamente, è una cosa più di morale probabilmente oggi dopo il pareggio. Sì, è una questione di morale, perché chiaramente i ragazzi si aspettavano chiaramente di fare, diciamo, risultato pieno, però il calcio è questo, calcio di rigore, se sbagliano magari, che ne so, facciamo gol, abbiamo preso un palo, vabbè, ma comunque le occasioni ci sono state, oggi è andata così, bene, ci rimbocchiamo le maniche e riniziamo con l'anno nuovo. Questo temperamento che oggi è stato molto alto, nel senso che siete stati forse un po' tesi, come diceva anche Cenicola, e ci ha detto lei, può essere il punto su cui lavorare di più rispetto invece alla prestazione che comunque c'è stata, da fuori si è visto comunque un certo tipo di partita anche. Sì, questo sì, una certa supremazia c'è stata perché comunque noi giochiamo, ma la questione è che non è facile stare lassù, bisogna esserci anche abituati, bisogna avere il carattere perché comunque tutte le squadre che ti incontrano vogliono fare bella figura, al di là del risultato, incontri squadre che comunque alla fine non hanno nulla da perdere, nel senso che se fanno risultato hanno levato i punti a quella che oggi era la prima classifica, se non fanno risultato, vabbè, lo sapevamo, è andata così, insomma, si sapeva prima che magari dovevamo perdere, cioè che avremmo perso, no? Però questo è, il calcio è questo, è bello pure per questo, però torno a ripetere, noi non ci abbattiamo, siamo tranquilli e certi di quello che possiamo fare e cercheremo di dimostrarlo in tutte e due le competizioni, perché teniamo anche al fatto della Coppa. Ecco, appunto, visto che mi ha accennato la coppa, avere anche una rosa comunque profonda, nel senso che lei ha tante alternative, oggi se le giocate un po' tutte, anche in coppa farà sicuramente comodo avere una rosa molto ampia per puntare a entrambi gli obiettivi. Sì, questo è chiaro. La Coppa serve anche a partecipare anche a questa competizione, ti permette anche di tenere, diciamo, tutta la rosa a disposizione e soprattutto tutta la rosa coinvolta nel partecipare comunque a più di non solo al campionato, ma appunto a giocare anche in Coppa, che è una cosa importante. Perciò stanno tutti, diciamo, tieni tutti sul pezzo, no? Nel senso che sono tutti coinvolti, sono tutti partecipi e questa è la cosa importante perché poi comunque sia in campionato che in coppa, diciamo, trovi tutti pronti in un eventuale, diciamo, cambi che vai a fare che potrebbero, a oggi hanno risolto le partite, oggi non ci siamo riusciti, però ti ho detto, c'è sempre un avversario da affrontare e io prima della gara ho detto perché loro li conosco da tempo, li ho visti giocare. Ai ragazzi gli avevo detto il Trigoria non fate i conti con i punti che ha fatto perché non merita dove sta, non merita dove sta. E infatti oggi, diciamo, per certi versi l'hanno dimostrato e la partita è andata così, perché questo è. Un grazie, Mister Viola. Grazie a voi.